ragazze, ciao ragazzi. Allora, numero uno, perdonatemi se questa inquadratura è un po' così, ma lo sapete, sto traslocando, quindi il background è tutto completamente vuoto, fatta eccezione per la mia specchiera qua, perché ci sono praticamente i trucchi, quindi... Perché la mia videocamera si chiama Gatto Dente? Vabbè, comunque l'inquadratura l'ha un po' spostata Gatto Denver. Comunque, oggi voglio fare questo video in cui reagisco al video di Issima91 che reagisce al mio video in cui vi presento Eric. Avete capito che cosa intendo? Quindi questo video, allora, numero uno, piccola premessa, Issima91 è uno youtuber che, come sapete, ho scoperto bene o male, no, in realtà l'ho scoperto tanto tempo fa, perché quando faceva video in cui parlava di me io vedevo, però poi non mi sono mai aperta un video perché ho sempre paura di aprire video in cui si parla di me, perché poi ci sto male se c'è qualcuno che parla male di me, quindi una specie di tecnica di autodifesa mia è di non aprire proprio questi video, però alla fine mi dispiace di non aver mai aperto un video di Issima91 perché quando l'ho fatto assieme a voi in un video qualche settimana fa, forse qualche mesetto fa, in realtà poi ho scoperto che è un ragazzo molto simpatico e che in realtà segue i miei video e che quindi insomma mi ha fatto piacere conoscere e ci sentiamo a volte, quindi mi piacerebbe, come ben sapete, fare un video con lui, ne abbiamo già parlato, quindi stay tuned, prima o poi arriverà come riusciremo a beccarci. E oggi, visto che in realtà Eric l'ha beccato questo video suo, qui c'è Gatto Denver come al solito, Eric ha visto questo video suo in cui lui reagiva praticamente al video che ho fatto con Eric in cui ve lo presentavo, e quindi io non ho visto però il video di Issima dall'inizio alla fine, quindi volevo vedere questo video con voi. Io lo guarderò dal cellulare in questo momento perché il computer sta a casa di Eric, quindi vabbè, siamo un po' di qua, un po' di là, con questo trasloco è un po' un casino, ok, già l'anteprima, oh my god, scopro in diretta chi è il nuovo fidanzato di Nicole. Giriamo okay. Il video di Tubissima, perché stamani ho girato il Tubissima numero 90, mi sembra, in cui vi parlo del dissing tra la collettiva creation... Ok, qui sto parlando di altri youtuber, tra l'altro, tanto per comunque precisare... Sono appena tornata da una serata con degli amici, quindi uno, ho bevuto una caipirosca, ok? Numero due, non so come sia il mio trucco, se sia ancora decente, molto probabilmente non è ancora decente. Se vi sembra ancora decente è perché siete ad una certa distanza, ok? Quindi non fateci caso, va bene? E andiamo avanti e vediamo la reaction sua. Di vita, devo tornare subito a casa a corsa perché devo fare la reaction in diretta del video in cui Nicole ci presenta finalmente questo nuovo fidanzato. E mi hanno fatto i miei amici, ma pensano che palle, ma sei sempre così, sei sempre impegnato. Allora, vabbè, lui è troppo simpatico. Non faccio mai niente, che non lavoro, è troppo forte. Quando mai devo lavorare, mi rompe le palle. Con te podri anche passeggia. Però inutile che vi sto parlando di queste cose perché quando voi vedrete questi video, ragazzi, benvenuti in una nuovissima puntata di Tubissima, la vostra rubrica di... Adesso registriamo anche lo schermo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pubblicità, voglio morire. 18 minuti di video, ovviamente poi li taglierò perché insomma un po' lunghino, ma finalmente il tuo video, caro Cristiano, mi sa che ti chiami così, scusami, io con i nomi e poi con una caipirosca veramente, so che l'ha appena detto, credo sia Cristiano, 15 minuti e 41 e 49 secondi il tuo video, comunque reaction, se il mio era 18 il tuo è 15 e 49, quindi siamo tanto lontani. Vedere il nuovo ragazzo di Nicole, quindi partiamo con la reaction. Sta troppo forte, potremmo morire, è troppo forte. Ciao ragazzi, ciao amore, ciao amore. No, in realtà quel giorno non volevo filmarlo quel video. Volevo filmare un altro video in quel giorno, certo che volevo filmarlo. Ma che lingua dici? Che lingua è? Cosa ho detto? Ci voleva lasciare con la bomba, no? Così fa una settimana capo di sua, ci lascia questa bomba e tutti noi a parlare di lei e del suo nuovo fidanzato. Praticamente avevo immaginato, sì. Però faccio quello che mi pare. Mi amo, Nicole, faccelo vedere. Da quella cavolo di videocamera e faccelo vedere. Mi va a impazzire quanto è curioso. Ma quanto sei curioso, Cristiano? Sei super curioso. La sua vita privata
Tra le altre cose, faccio un piccolo PS. Molti di voi in queste settimane avete stalkerato Kiss and Makeup, cioè Nicole, con questo fantomatico nuovo fidanzato. E mi avete mandato 800.000 fotografie di voi fotografi paparazzi che da lontano, no, li fotografate per non essere visti, per dirmi guarda, eccolo, eccolo. Ma me le avete mandate o sempre di spalle, o si vede una mano, o si vede un piede, o si vede con gli occhiali. O li fate in modo o le fate le cose, ragazzi. Ovviamente io non ho detto nulla per rispetto. No, cioè, aspettate un attimo, quindi... Gattastellina? Quindi aspettate un attimo. C'è gente che mi vede per la strada, 800.000 fotografie fatte di nascosto a me e ad Eric, e le mandano a lui... No, vabbè, io non ci posso credere. Però vi posso dire la verità, ci siamo accorti un paio di volte. Una volta non è stato molto carino, perché eravamo sedute al ristorante e c'erano queste due ragazze alla nostra sinistra che tutto il tempo ci fissavano, e vedevo che facevano tipo fotografie. E mi, cioè, Eric si è reso conto, in realtà io sono tonta, non mi sono reso conto, però non mi è sembrato molto carino. E allora io capisco la curiosità, eccetera, cioè evidentemente sta roba mi lascia perplessa, cioè 800.000 fotografie, quindi deve averne ricevute veramente molte, di gente che ci fa le foto di nascosto per poi mandarle a un canale di gossip, che insomma lui è molto carino eccetera, però evidentemente fanno le foto di nascosto magari per mandarle anche ad altri canali. Non lo so, non lo so, non so cosa pensare. Mi sembra uno assurdo che la mia vita sia così interessante, cioè perché insomma non, cioè, sono una ragazza qualsiasi. Due, mi sembra assurdo che mi facciano addirittura le foto di nascosto, cioè ok, la curiosità, però fare le foto di nascosto e mandarle a lui per me è allucinante. Comunque lo ringrazio per non aver, vabbè, uno, ho postato nulla, perché comunque in quel momento Eric non si era ancora fatto vedere, quindi insomma postare roba sua non sarebbe stato molto carino, quindi insomma io lo ringrazio perché poi non, lui non ha detto neanche nulla. Però sarei curiosa, caro Cristiano, se tu potessi mandarmi queste fotografie, io ti sarei molto molto grata, perché io e Eric ci faremmo delle grosse grosse risate. Magari togli proprio la persona, cioè togli qualsiasi riferimento alle persone che te le hanno inviate, ma ti prego, puoi mandarmi queste fotografie, perché io voglio troppo troppo vederle. E perché io non mi sono, cioè a parte quella volta, forse un'altra volta, noi non ci siamo mai resi conto di niente, quindi ti prego, mandami queste foto, togli i riferimenti alle persone, così sai che non vado a denunciarli. Ma ti prego, mandami queste fotografie, perché io voglio troppo vederle, non ci posso credere, cioè, vi giuro, io sono, cioè non so se essere contenta di ciò oppure se preoccuparmi, onestamente. Voglio ricordarvi che lui non è tanto abituato ai social. Sì, vabbè, andiamo. Quindi mi raccomando, siate buoni, perché sennò vi blocco, perché voglio sapere. Brava. Se dite le cose negative a me va bene, se le dite a qualcun altro cui io voglio bene non va bene, mi blocco, ok? Brava. Io vi ho avvertito. Comunque mi sa che è arrivato questa maglia, mi fa le spalle da Red Beast. No, aspetta un attimo, Cristiano, vuoi dirmi anche tu che ti sembrava Tomas, ti prego, non dirmi, ti prego, dimmi, dirlo. O forse, chi, cioè chi dei miei ex ti sembrava, ti prego, perché tanto tutti dicono che sia uguale a Tomas, io vi giuro, io non vedo questa somiglianza, vabbè che Eric lo conosco dall'asilo e poi abbiamo fatto l'elementare eccetera assieme, quindi, cioè per me lui è Eric, ma non c'è somiglianza, cioè uno biondo con gli occhi azzurri, uno moro con gli occhi neri, cioè le labbra, tutto diventa il sorriso, completamente un'altra cosa. L'unica cosa che forse è uguale è il taglio di capelli, che però è un taglio che hanno tipo tutti. Quindi non riesco a vedere questa somiglianza, o forse a chi ti riferisci, non lo so. Quale dei miei ex assomiglia secondo te? No, no, me l'ha presa così un infarto, perché ho detto, oh, se mi ha preso per il culo io mi incazzo, ha fatto un palpa di vitera, per nulla mi arrabbio, invece va bene, scampato pericolo, ragazzi. Allora parla. Anch'io rispondo. Ma come si chiama?
No, vabbè, è troppo forte perché mi fa sorridere quando rivedo me ed Eric in quel video, perché tutti e due eravamo imbarazzatissimi. Voi potete immaginare lui, che appunto non è per niente social, è una persona molto riservata, molto timida, e quindi io già il fatto che lui si sia prestato per fare quel video l'ho apprezzato tantissimo, ma magari piano piano lo conoscerete e vedrete quanto sia speciale lui, e quindi magari appunto quando lo conoscerete meglio vedrete, capirete, ma mi fa tanta tenerezza vederlo così, perché non era stranissimo per lui avere la videocamera puntata in faccia, quindi fa tenerezza. Basta! Queste domande. Fa troppo ridere Cristiano, che la curiosità sua troppo forte. Io voglio troppo fare un video con te. Anche se in realtà non so come, ma cioè nei commenti in tantissimi già avevano capito il suo nome, il suo cognome, cioè addirittura tanti già sapevano che lavoro fai, non so come, ma ci sono tipo dei segugi evidentemente nella città in cui viviamo, a Trieste, e poi la voce si sparge in un attimo, quindi cioè già in realtà il nome suo già si sapeva, quindi io l'ho detto, però già lo sapevano bene o male tutti, penso che anche tu Cristiano lo sapessi, credo. Quale punto? Cosa sta cercando? Eccolo! 2:32, ragazzi, ve lo fermo qua. Fate un meme con questo fermo immagine e scrivete: vorrei che tu mi guardassi come, ormai ho visto che si chiama Eric, Eric guarda Nicole. Ma guardate, amori! Bellini, ti amo! Oddio, anch'io ti amo! Oddio! Oddio, no, vabbè, mi viene da piangere, no, vabbè, a parte che, boh, lui è simpaticissimo, io amo, questa reaction è fantastica, però il fermo immagine di Eric che mi guarda mi ha emozionato tantissimo, comunque anch'io a volte mi trovo a fissarlo con gli occhi a cuoricino, in realtà, ed è una cosa che, vi giuro, a volte quando dorme lo guardo con gli occhi a cuoricino, non mi era mai capitato nella mia vita di guardare qualcuno mentre dorme e sorridere, e mi ritrovo a sorridere come una beota. Però è bellissimo il fatto che tu, Cristiano, ti sia soffermato su quel fermo immagine così, e mamma mia, mi emoziona. Aspettate prima che rispondano a questa domanda. Bello, mi piace molto. Sarà perché è un po' impacciato, perché non è abituato, perché si vergogna, ma mi piace molto questo ragazzo, perché invece di guardare nell'obiettivo guarda sempre Nicole come se fosse la cosa più bella del mondo. Oddio, allora, grazie. Davvero? All'asilo, ma che dice? E abbiamo fatto l'asilo. Sì, ci siamo conosciuti all'asilo. E poi ci siamo rincontrati, ne parlerò in un prossimo video, spiegherò come ci siamo rincontrati, eccetera. Ma che mi leggi nella mente, Nicole? Dicelo! Comunque Cristiano, incontriamoci così ti presento anche Eric. Posso darti lo scoop del come ci siamo incontrati? Uno scoop te lo posso dare, solo per te. Scusa, dici come vi siete conosciuti adesso? Ma quello te lo dirò in un prossimo video, Adesso facciamo uno story time, fate finta che io sia Nicole. Praticamente vi dico io com'è successo, secondo me. Ah, ok. Sentiamo. Vediamo se hai azzeccato. Non ci spero ancora troppo, ma perché il mio cuore che è rotto. Insomma, loro ci conoscono praticamente da quando sono bambini. Hanno detto, hanno fatto l'asilo elementare insieme, adoro, che cosa bella. Sì. Poi magari
Nel senso, lui era un pacioccone, no? Un rambambino un po' impacciato così, e lei era la classica ragazzetta bionda, snella, simpatica, amata da tutti. Lui sicuramente avrà avuto una cotta, sai, di quelle che si può avere alle elementari, cioè mi piaci, ti tiro un pugno, no? Così, perché i bambini trattano sempre male le bambine quando gli vogliono dimostrare l'affetto, il loro... Allora, ti devo dire che hai azzeccato quando hai detto che comunque lui aveva una cotta per me, perché poi lui lo dice nel video, comunque è stato Erika a dirlo. Quindi sì, è vero, tipo già in asilo mi chiedeva anche a mia mamma, perché Nicole non vuole diventare la mia fidanzatina, perché Nicole non mi vuole tenere la mano. Però non è assolutamente vero che lui tipo per dimostrarmi il suo affetto mi dava pugni e roba del genere, anzi lui è sempre stato carinissimo con me, Erika a scuola, è sempre stato un gentiluomo, proprio un principe azzurro, dai, diciamo così, un ragazzo dolcissimo e speciale. Perfetto. Poi magari però crescendo e le loro strade sono divise, no? Alle medie, a quanto pare, e lui in tutti questi anni magari la rivedeva a giro per No, Trieste e la... anche qui ti sei sbagliato perché in realtà non ci siamo mai più rivisti, neanche per sbaglio, o almeno non che noi. Non che noi lo sapessi, non che noi lo sappiamo. Noi comunque non che... No, non ci siamo più rivisti. Oggi non so parlare veramente. E comunque no, non ci siamo più rivisti, ci siamo rivisti proprio dopo tutti questi anni, dopo tipo 25 anni ci siamo rivisti in realtà. Ciao, perché non aveva il coraggio di chiederle di uscire per prendere, non lo so, un caffè, una cena fuori per... In realtà quando ci siamo rivisti poi non è stato per niente impacciato, ho avuto subito il coraggio, però ne parlerò in un prossimo video, vi spiegherò tutto ne parlerò in un video a parte. perché la vedeva così bella. Poi lei è partita per Amsterdam, no? Tutti quegli anni, poi si è sposata, quindi si sono persi di vista, e adesso magari lui ha avuto, boh, il coraggio di fermarla e di dirle: vieni a cena con me. Che carino che sei Cristiano. No, in realtà sì, non ci siamo proprio mai più rivisti fino a quando adesso ci siamo praticamente, adesso insomma, ci siamo messi insieme e ci siamo rincontrati dopo tutti questi anni, però c'è questo buco dai 10-11 anni ai 34 miei, 35 suoi tipo, no, in realtà 33 ancora, in cui ci siamo rivisti, quindi... Però hai azzeccato quando hai detto che comunque in realtà lui aveva una cotta per me, eccetera, eccetera. Quello sì. E è nato l'amore, spero tanto che sia così. Adoro, che bello, adoro, bravi. Di Trieste? Oh, Madonna, ma so tutto, ma come è possibile? Mamma mia, sono emozionata anch'io a filmare questo video, ragazzi. Ci credo, anche io sono stata sulla reaction, Nicole, sono emozionato. Anche se non mi hai dato l'esclusiva, però... Scusa che non ti ho dato l'esclusiva, ti dico, ti do un'altra esclusiva, dai, vediamoci, vieni a Trieste e facciamo sto video tutti e tre assieme, dai. Per la quarta sessualmente. Che rapporto ha con i social? Ma che domande fai? Ah, meglio, almeno nessuno ti stalkerizza e non te lo rubano, cioè, non ti vengono a rompere i coglioni. Bravo, bravo, bravo. Allora, guardate ragazzi, 5:41, mi fermo qua con la registrazione perché se no poi praticamente diventa un video di Nicole sul mio canale, quindi non so se voi poi lo avete già visto, poi se no vi scoccia di riguardarlo tutto, se non l'avete visto così vi mando nel suo, come cazzo si chiama? Nel suo canale, quindi lo guardate così vi portate anche una visualizzazione in più, insomma. La reaction, oh mamma, mi è piaciuta molto questa cosa. Grazie. E devo dire, inizialmente, devo essere sincero, lo avevo scambiato tipo per No, anche tu. Ma non perché sono uguali, ma perché, boh, ci avevo visto una E il somiglianza, taglio di magari, capelli, non lo so. secondo me. Che in realtà è un taglio comunissimo. Qualcosa del genere. Non lo so, non so neanche Tomasz come li mai. aveva Io ho su detto, entrambe vabbè, le mi sta prendendo orecchie, per il gli culo. orecchini. E così, Su però, entrambe boh, le devo dire che orecchie. Eric no. bello, mi piace molto.
e mi piace, come ho già detto, il modo in cui la guarda. Ora non so se faceva così per cercare tipo protezione, no? O coraggio, perché comunque sei davanti alla telecamera per la prima volta e sei un po' impacciato, no? E un po' emozionato, ma mi piace molto, mi è piaciuto moltissimo anche il gesto di lei che gli ha dato un bacino super romantico. Non riuscivo a trattenermi. Allora mi piace molto, però ora Nicole, io voglio sapere da voi se lo story time che dentro questo tubissima mi sono inventato sulla vostra conoscenza è... Ho risposto. Ho azzeccato qualcosa. Cioè ti ho detto quello che hai azzeccato e quello che non hai azzeccato. Però per la storia completa dovrei aspettare ancora un po'. Cioè è una cosa assurda, o sono una sensitiva. Comunque sì, mi piace molto. Condivido moltissimo e poi vabbè, anche se non condividevo, alla fine basta che siano felici loro, nel grazie. Senso che siamo contenti tutti, però sono contento che mi piace, cioè secondo me ha uno sguardo molto buono e lui è una persona molto buona, questa cosa. Hai ragione. E nulla, vedremo come si svilupperà, tanto tubissima è sempre qui, ragazzi. Devo dirti che hai ragione, mi fa del bene, mi porta tanta serenità, tanto amore, tante cose che io non ho mai avuto. Ve ne parlerò in un video a parte, però hai ragione Cristiano, ed è un po' come se tu mi conoscessi per certi versi. Forse mi hai seguito talmente tanto nelle mie vicissitudini della vita che magari mi conosci e quindi hai visto subito che è un Eric, una persona che mi fa del bene. E io ti ringrazio per questa video reaction che è stata simpaticissima, mi sono divertito tantissimo a guardare questo video. Tu sei troppo forte, ti prego, vieni a Trieste, dai, prendi un treno dalla Toscana, adesso non mi ricordo dove stai, in Toscana, vieni, prendi un treno, vieni qua e facciamo questo video assieme. E dobbiamo troppo organizzare, ti prego, e se ti muovi ti do anche l'esclusiva su come ci siamo incontrati nuovamente dopo tanti anni, però ti devi muovere, cioè mettiamoci d'accordo, dimmelo, mandami le foto, che voglio vedere le foto che ti mandavano, le aspetto in direct su Instagram, ripeto, togli tutti i riferimenti e i nomi, ma voglio quelle fotografie per farmi grosse risate. Cristiano, tu penso che tu sia una persona sotto sotto, nonostante tu sia molto espansivo e molto divertente, ironico, simpatico, sei molto bravo di intrattenere, ma io penso che tu sia una persona sotto sotto molto romantica e sensibile, magari mi sbaglio, però visto che riesci a carpire determinate cose, penso che tu sia una persona molto che vede oltre, quindi appunto, organizziamo questo video, insomma, facciamolo. E niente, mi è piaciuta questa reaction, ci sono un po' rimasta per il fatto delle fotografie, mi ha un po' scioccato questa cosa, mi ero resa conto ma non pensavo a questi livelli, però sì, è stato molto emozionante girare quel video e quindi sono contenta che abbia emozionato anche chi l'ha visto, cioè, quindi avete, boh, non lo so, abbiamo trasmesso insomma la nostra emozione, il nostro amore e questo insomma è importante. Comunque, ripeto, imparerete a conoscerlo Eric per la persona meravigliosa che è, magari nel tempo, e dateci tempo e basta, questo è quanto. Cristiano, se vuoi l'esclusiva su qualcosa sai dove trovarmi, mi scrivi, ci vediamo, insomma è fatta. E questo è quanto per il video di oggi, mia family, vi mando un bacio grandissimo, noi ci vediamo spero domani, perché con questo trasloco ho paura a dirvi ci vediamo domani, poi magari non è così, ok? Comunque ci vediamo spero domani con un nuovo video, bacio grandissimo, vi voglio bene, vi abbraccio forte 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 forte, ciao.